Nuova puntata di Cronache Trevigiane, tanti gli argomenti in questa scaletta che vi parlerà anche di turismo religioso. Infatti andremo a Motta di Livenza nella Basilica Straordinaria, parleremo anche della prima banca del plasma voluta dal presidente Luca Zaia. Ma ora cominciamo invece a parlarvi di articolo 42 del decreto Cura Italia. È proprio così? Lavoratore malato significa imprenditore colpevole? Lo abbiamo chiesto all'avvocato Fabio Crea. Alzata di scudi contro l'articolo 42 del decreto Cura Italia, preoccupare le imprese e l'assunzione di responsabilità a seguito di un eventuale contagio da coronavirus di un lavoratore. Un'azione che, secondo il decreto, comporterebbe pesanti implicazioni sul piano civile e penale. Ad esprimere l'opinione in merito anche giuristi come Fabio Crea, noto avvocato trevigiano. Non mi convince, si potrebbe definire un'assurdità giuridica. Viene considerato responsabile della malattia Covid del lavoratore il datore di lavoro. È chiaro che considerare questo un infortunio e non una malattia, soprattutto in un periodo pandemico, è davvero un'assurdità. Una norma che ha lasciato dir poco perplessi gli imprenditori, ma quali saranno le conseguenze concrete per le aziende? Questo costringerà molti datori di lavoro, molti imprenditori, ma anche lavoratori autonomi con dipendenti, a doversi difendere da cause penali e civili e dimostrare di aver adottato tutte quelle disposizioni antinfortunistiche che normalmente devono essere prese in considerazione in altri ambiti e per altri infortuni. Non è certamente questo quello di cui hanno bisogno gli imprenditori trevigiani.